Tanti anni fa io lavoravo ospitato dall'amico Abacuc nel suo studio, nel centro storico della vecchia Torino barocca, marcia e misteriosa, che chiamavamo cielo. Là, il 20 aprile del 59, dipinsi ad olio la bambola numero uno, prima di una serie di circa 140. Avevo vagato sereno e incosciente nel mondo del grottesco e del dolore, ma solo dopo mi accorsi che la verità era più crudele delle mie invenzioni fantastiche. Nel 63 il critico Luigi Carluccio presentò a Torino la mia prima mostra personale di bambole. Ne seguirono altre quattro in importanti gallerie, ma non vendetti un solo dipinto. Ci fu fortunatamente qualcuno molto vicino a me che amò le bambole e incominciò a comprarle. Siamo di fronte al miracolo della bambola Giovanna. L'opera è stata donata da Dina Foppa per la costituzione del Museo Alessandri. È senza dubbio tra le più importanti del ciclo delle bambole ed è stata apprezzata da importanti critici come Luigi Carluccio, che l'ha commentata spesso nei suoi saggi di critica d'arte. Ha grandi dimensioni, perché misura oltre 1,5 m in altezza e quasi 1 in larghezza. Dipinto ad olio su masonite nel 1961, ha la stessa forza espressiva dell'albero delle bambole, realizzato da Alessandri nello stesso anno e con pari dimensioni, in cui però sono protagonisti quattro burattini appollaiati su un albero. Nel miracolo della bambola Giovanna trionfa un meraviglioso impasto di rossi, bruni, verdi che accendono la testa a forma di luna della bambola infuocata, che si innalza tra le creature angeliche nella nuvolaglia del rogo sacrificale. In basso nel quadro è possibile osservare tre bambole deformi e inquietanti, che indicano, scongiurano, strascicandosi nella terra fangosa. È chiaro il riferimento all'eroico e ingiusto destino della pastorella della Lorena, la pulzella d'Orléans, Giovanna d'Arco, a cui Alessandri sembra affidare un messaggio. Il male e il bene non si equilibrano sulla terra, ma nell'alto dei cieli trionfa il bene. Il quadro, pur trattando il tema del male, possiede potenti vibrazioni luminose, che prevalgono sul contenuto nero espresso da queste marionette disarticolate, che ci guardano anche con occhi malevoli. Alessandri dimostra qui tutta la sua abilità pittorica, prediligendo un marcato espressionismo, accompagnato, per la materia coloristica, da una ricerca informale.